Rodi, castello di Critina. Sono circa le 3:30, un quarto alle 4 del pomeriggio. Sole picchia, tira un po' di ariettina a rinfrescare, ma appena appena. Sono pochi visitatori, anche perché a quest'ora qua magari uno preferisce essere in spiaggia. Sullo sfondo, ma non credo che si riescano a vedere nel filmato, ma io ci provo, si vedono tutte una 4 isole, la prima là, che non so cosa potrebbe essere sinceramente, spostandosi un po' ce n'è un'altra che si vede nella foschia, poi là c'è ancora un'altra foschia, poi un ampio braccio di mare e là ce ne appare un'altra, non sappiamo quali sono. Qua dietro questo sasso ci sono le isolette appena a ovest di Rodi. Qui la punta, là c'è un altro posto dove uno può andare a guardare giù, volendo. Una casa privata, però magari puoi andare lì, se non c'è un castello. Lì sotto, ma direi irraggiungibile, c'è il mare. Qualche punto dove stanno coltivando, appena di là delle mura del castello. E lì la costa nord-ovest verso Rodi. Entrare non si paga, nonostante il gabbiotto non c'è nessuno a riscuotere, là c'è l'ingresso.